Per Beppe Marotta, settimana a tinte forte. Ieri a Rimini, da presidente dell'Associazione dei Direttori Sportivi, ha inaugurato la nuova sessione estiva del calciomercato, organizzata anche quest'anno dalla Mastergroup. Domani dovrà invece gufare il suo Lukaku, spauracchio numero uno della nostra nazionale. È chiaro che come italiano faccio tifo per i nostri azzurri. È evidente che è anche bello avere un avversario all'interno del quale gioca veramente un ragazzo di tutto rispetto, sia umano che calcistico, come Lukaku, però in questo caso non vale il detto vinca il migliore, ma speriamo che vinca l'Italia. Già pregusta un antipasto di Juve-Inter, Chiellini contro Lukaku. Sicuramente sarà un bel match all'interno di un ottimo big match, perché sono curioso di vedere questo duello nella partita. Gli europei l'hanno forse privato di Eriksen, si spiega forse anche così l'inatteso arrivo di Çalhanoğlu. Oggi c'è un grande rispetto per l'uomo, prima del calciatore, per cui la speranza è che ritrovi la salute, la piena efficienza di salute, dopodiché valuteremo gli aspetti sportivi che in questo momento sicuramente sono in secondo piano. Sistemato il bilancio, definita la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain. Abbiamo dovuto provvedere a questa che sarà poi ufficializzata come una cessione importante e rilevante, ma come si dice questo ossigeno importante per le casse della società. I tifosi chiedono il rinnovo di Lautaro Martinez. Lautaro è uno dei giocatori su cui si punta. Finché i giocatori non chiederanno di essere ceduti, noi non lo faremo. Sono abbastanza fiducioso che Lautaro possa nuovamente essere al centro dell'attacco nella futura stagione. Marotta spiega perché ha puntato su Simone Inzaghi. Un blitz in piena regola, l'ex laziale era pronto a rinnovare con Lotito la sera prima. È uno tra gli allenatori più vincenti degli ultimi anni in Italia. Assomiglia molto a Conte, ecco, per cui abbiamo ritenuto che lui sia degnamente l'erede naturale di un allenatore vincente. Lo scafato dirigente pensa positivo, non intravede nubi all'orizzonte. In fondo il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.